Solo le migliori e le più attrezzate imprese di Confartigianato, selezionate da propri business angel, saranno chiamate dall'associazione a diventare fornitori di Expo e dei suoi padiglioni. E l'annuncio che i vertici della categoria hanno diffuso durante l'incontro di ieri sera proprio dedicato alle opportunità di Milano 2015. Per evitare che queste imprese non siano collocate nel giusto sito e non siano messe in condizione di poter lavorare, la nostra idea di fare un check-up alle nostre imprese per dire quello che le aspettano, quello che devono fare, le garanzie e le professionalità che devono dare, mi sembrava il minimo che noi dovessimo fare. Opportunità che saranno comunque ghiotte, ma per le quali occorre assolutamente iscriversi all'albo dei fornitori dell'Esposizione Universale, meglio se con un contratto di rete già sottoscritto con altri partner. Con il catalogo Expo si accedono alle gare d'appalto Expo, con il catalogo partecipanti c'è la possibilità di essere contrattualizzati dai paesi partecipanti. È importante farlo attraverso una rete d'impresa perché il paese non cerca il fornitore per un singolo servizio, ma cerca il fornitore per un insieme di servizi, un global service, ed è un servizio che la rete d'impresa, diciamo così, riesce a eseguire in modo ottimale. Un suggerimento ribadito dal sottosegretario regionale con delega ad Expo, Fabrizio Sala. I paesi stranieri che realizzeranno i padiglioni, che vorranno comunicare, che qua verranno in quei 6 mesi, avranno la necessità assoluta di lavorare con le imprese del territorio. Come possono fare gli artigiani? Mettendosi in rete, mettendosi in gruppo, quindi le così famose reti di impresa.